polizia che va. Penso a Paolo Siani, pediatra, che va nel caso di Milanelli di Napoli. Penso a quella mamma che Anicita, entrando con lei, mi dice: tienimi la mano stretta, perché quel ragazzo che sta venendo avanti è quello che ha ucciso mio figlio. Ma quando ho visto dove è nato, in quale contesto, voglio che la giustizia faccia il suo percorso, certo. Ma quando esce, dove va? Quale opportunità troverà? Vengo qui, mi costa, ha ucciso mio figlio, alla stessa sua età. Ho visto il contesto. È il grande miracolo, sapete, che non lo si può chiedere a tutti i familiari, non sarebbe neppure giusto. Non è giusto. C'è chi non se la sente, deve essere rispettato in quel suo dolore e in quella sua fatica. Ma c'è questa pagina che in grande silenzio si sta consumando, senza chiasso, senza rumore, di meraviglia, anche qui nella vostra terra. Allora dico che è importante la rivolta delle nostre coscienze. Il prendere coscienza, certo che tocca, quando dico che tocca a Roma, perché si fanno le grandi leggi, le grandi riforme, certo che non viene meno nei nostri territori. E sono contento che chi ha richiamato la dimensione culturale e i percorsi educativi, perché è la cultura che deve svegliare le coscienze. Ma non dimenticate, voi me lo insegnate, che la cultura è anche il termometro della democrazia di un paese. Quello che si fa, la vera cultura. E in questa terra tante volte è venuto un magistrato che fondò il pool antimafia, quello di Falcone Borsellino, Nino Caponnetto. Nino Caponnetto, il giorno che viene ucciso Paolo Borsellino, c'è un'immagine che girò il mondo, di lui che dice: è finito, è tutto finito, vi ricordi? Due giorni dopo, di fronte alla barba di Paolo Borsellino, chiede perdono. E comincerà a 72 anni, fino alla morte, a girare scuole, associazioni, gruppi, chiese, partiti. Non si è sottratto mai nessuno, nella chiarezza e nella trasparenza. Al suo funerale, il magistrato che ha speso la vita, non c'era nessun rappresentante dello Stato italiano. Ma il mio Caponnetto un giorno disse: la mafia teme più la scuola che la giustizia, l'istruzione taglia l'erba sotto i piedi alla cultura mafiosa. È vero. Deve investire nella scuola, nell'estra scuola. Io so che vivrà una piccola cosa, ma intanto quella legge per confiscare i beni è stato un corale non che oggi in Italia il 75% delle facoltà universitarie portano avanti dei progetti, dei master, dei corsi, dei protocolli reali firmati, è una realtà che migliaia di scuole stanno facendo dei percorsi. Ma attenzione, attenzione, non diventi una moda anche l'educare alla legalità. Attenzione! Attenzione! Perché prima ci sta quello che la madre del Cottolengo ci ha detto, chiamando in causa la famiglia, noi mondo adulto, vuole educarci alla responsabilità. Perché se siamo responsabili, rispetteremo anche quelle regole. Se non ci piacciono, lavoreremo insieme per cambiarle, per lottare. Il cambiamento bisogna di ciascuno di noi. Certo che io chiedo allo Stato le istituzioni conto, però chiedo anche conto a ciascuno di noi.
È per questo che dico che le mafie non moriranno mai, se non cambia un certo modo di essere della politica, per le ragioni che ho detto, proiettandola verso il positivo, chiedendo conto. Ma le mafie non moriranno mai se non cambiamo anche noi. È questo che mi inquieta. Noi fra poco andremo di nuovo a votare in Italia e sentirete da tutte le forze politiche dire di darci un codice sui nuovi candidati. È una storia che sento da lontano. Intanto i mafiosi diretti non si candidano direttamente, ma i loro alleati alla faccia d'angelo sì, che li porteranno poi quel consenso su altri piani. Ci sia una rivolta delle nostre coscienze, se no non usciremo mai, al nord, al sud, al centro, con la stessa forza e la stessa dignità. E per chi crede in Gesù Cristo, ve lo dico con rispetto a tutti, con affetto per tutti, che ci dia una bella pedata a tutti, a fare di più e a fare bene. Grazie. Il presidente, il dottor Enzo Vogliato. Bene, io ringrazio dal profondo del cuore Don Ciotti che ci ha dato questa luce di speranza e che ha scosso le nostre coscienze, e speriamo che dalla scossa si passi poi all'azione, si passi al cambiamento di mentalità, di modo di agire. Per cui grazie Don Ciotti, e continui a lavorare così come sta facendo, cercando di animare noi e tanti che in lei credo. Perché la speranza non è in vendita? Beh, perché c'è stata la corruzione della speranza, si sono vendute facce illusioni, fatte tante promesse. Non può essere ridotta a mercato, non si può darla solo con delle lotterie, con dei giochi d'azzardo. Abbiamo bisogno di non dimenticare che la speranza vuol dire opportunità, vuol dire politiche sociali, vuol dire giustizia sociale. La speranza ha il volto del fare, della concretezza. La speranza ha bisogno della prossimità. E l'unità di misura dei rapporti umani è proprio la prossimità. E la prima dimensione della giustizia è la prossimità. La speranza ha bisogno veramente di creare le condizioni per rispondere ai bisogni fondamentali delle persone, cominciando dal lavoro, le famiglie, i giovani, cominciando dando a lavoro a quei 2,5 milioni di giovani del nostro paese. Attenzione alla gente, all'ambiente, al territorio. La speranza è concretezza. Grazie.